strada sento già quella voce che ti fa. Col tuo vecchio carrettino vende frutta quello mi. La gente intorno vuol comprare e lo mi lo seguita a cantare. Che mele, son dolci come il miele, son grosse, son grosse, son pronte da mangiare. La mia carriera è iniziata così. A 7 anni sono stata scelta in una scuola elementare e sono stata invitata con mia mamma ad andare all'EIAR, che sarebbe ora RAI, no? Che si chiama RAI, ma allora si chiamava EIAR, e per fare un concorso per sentire la voce, perché avevano bisogno di un coro voci bianche, con dei direttori d'orchestra Achille Consoli, ecco, molto molto in gamba. E mia mamma mi ha portata, contro la mia volontà, sono sincera, mi ha portata e il concorso l'ho vinto immediatamente. E allora poi è seguito tutto, sono stata nel coro voci bianche per un 4-5 anni, quindi io sono entrata dunque a 7 anni. 7 a 11-12 anni io facevo poi parte, scelta nuovamente dal maestro Carlo Prato, perché aveva bisogno di mettere dunque un trio di voci di ragazzine al posto del trio Lescano. Sono stata con il maestro Carlo Prato, ho studiato con le altre due, Claudia e Pina, e abbiamo studiato parecchio, siamo diventate brave. Il momento che abbiamo fatto come prova il concerto Cora, che allora c'era il concerto Cora, e abbiamo fatto una bellissima figura col trio Lescano, e immediatamente Trevescano ha dovuto abbandonare l'Italia, non so per quale motivo, forse per andare a fare degli spettacoli fuori Italia, non so, ha dovuto abbandonare l'EIAR. E allora siamo entrati noi, il trio Aurora. Trio Aurora, e abbiamo cantato, iniziato subito in modo molto difficile, con l'orchestra Barzizza, che aveva degli arrangiamenti molto difficili, ma noi ormai io avevo studiato pianoforte, musica tutte e tre, e quindi eravamo delle ragazzine che sapevamo, e ci siamo fatti un nome con il trio Aurora. Poi siamo andati, abbiamo fatto tanti spettacoli in teatro, abbiamo girato 8-9 mesi con compagnia di teatro, allora era con Walter Chiari quando iniziava, con Ugo Tognazzi quando stavano iniziando, e noi eravamo insieme a loro in compagnia. Poi il maestro Carlo Prato, cioè il maestro Moietta, mi scusi, il maestro Beppe Moietta, perché poi la guerra stava finendo, poi è finita, il trio si è sciolto e il maestro Beppe Moietta cercava una cantante perché aveva preso il posto del maestro Angelini. Allora questa cantante aveva sentito, quando io cantavo nel trio, ero piaciuta a lui come voce, e mi aveva invitato a iniziare così a cantare con la sua orchestra. E allora è andata molto bene, perché io avevo lanciato una canzone di Vittorio Mascheroni, molto bella, Il mio nome è Donna. Questa canzone ha fatto un gran successo in Italia, e allora da quel momento io ho continuato col maestro Beppe Moietta a fare tante canzoni, a cantare tante canzoni che poi sono diventate di successo, per esempio Louisiana di Carlo Alberto Rossi e tantissime altre. Ma a un certo momento il maestro Beppe Moietta ha dovuto assentarsi, non so per quale motivo. Io sapevo che c'era un concorso nel 1947
Nel 1947 c'era un concorso radiofonico per, in tutta Italia, per cantanti, cercavano cantanti per le varie radio italiane, Firenze, Milano, Torino, e mi sono iscritta, ma la mia domanda è stata annullata, è stata cestinata. Però un orchestrale di Barzizza, Aldo Tonini, che sarebbe stato un chitarrista, mi ha avvisata, era un amico di famiglia, dice: guarda Lidia che ti hanno cestinato la tua domanda, perché tu eri già Lidia Aurora, e come Lidia Aurora cantavi già. Allora mi ha detto, tu, siccome non conoscevano allora il mio vero cognome, Martorana, dice, tu fai un'altra domanda come Lidia Martorana. Io ho ascoltato il suo consiglio, ho fatto il mio esame, e sono uscita fuori in 5.200 seconda in Italia. Però come primo, io lo conoscevo appena, c'è stato un altro cantante molto bravo di Genova, Elio Lotti. Che occhi, che naso, che bocca, che momento, io divento un morto, se non mi vorrà. Mi sogno di giorno, di notte, quello stesso, ma non credo affatto che mi sposerà. Dice un diavoletto che nel cuore mi sta. Prova a domandarle se le piaci, lei tutta rotta di là. Che occhi, che naso, che bocca, che musetto, io divento un matto di felicità. Belle. E noi abbiamo fatto qualche spot pubblicitario.
notato che andando a cantare in qualche serata adesso, così io da sola, è logico, come solista, il Trio Aurora e le canzoni del Trio Aurora sono ancora ricordate per mezzo dei dischi, ecco, delle incisioni, per quello. Ma noi eravamo tre bambine, perché abbiamo iniziato da bambine anche essere in teatro, tre ragazzine e molto furbe e molto attente, perché siamo venuti in un ambiente, perché lo spettacolo è logico, l'ambiente porta molto più alla conoscenza di varie persone. E allora, siccome ci seguivano sempre le nostre mamme, quasi sempre tutte e tre o una per volta, ecco, e allora noi dicevamo: siamo piccole ma pungiamo. La nostra frase era questa, ecco, non so cosa dire altro, tante cose, ma adesso mi prendo un po' alla sprovvista così, ma ecco, ne avrei tantissime cose da dire. Ma Alberto Rabagliati, ma come persona, io ero più piccola, perché poi lui ha lasciato la RAI e io avevo 11-12 anni, sa, a quell'età lì si guarda, ma si studiano le persone, ma eravamo bambine. Però era un grande artista Alberto Rabagliati, proprio un grande artista con una voce meravigliosa. E era molto sorridente e loro ci volevano tutti bene, bambine, ecco, bambine, anche Ernesto Bonino, noi eravamo le bambine, ma bambine però nel modo di fare, ma artisticamente, diciamo, e anche musicalmente eravamo perfette, perché sì. Noi prendevamo parte a degli arrangiamenti con l'orchestra Barzizza difficilissimi, perché molti pezzi ci sono rimasti e molti arrangiamenti dal Trio Lescano, quindi se lo facevano loro, che è molto grave, poi le abbiamo avute noi, ma noi le abbiamo sempre fatte molto bene. Quindi posso dire quello, non so. Noi abbiamo studiato insieme al Trio Lescano, eravamo da una parte del pianoforte, c'erano loro, e dall'altra parte c'eravamo noi tre, e in mezzo il maestro Prato, che non ci insegnava canzone, diciamo motivo per motivo o voce per voce, lui faceva gli accordi, e come aveva insegnato al Trio Lescano, aveva insegnato anche a noi, quindi è per quello che noi siamo diventate poi bravine, proprio brave, perché ci ha dato una cosa molto dura da bambine per impararla, però noi ci siamo abituate e poi veramente eravamo musicali, perché è logico, in noi c'era la musicalità fantastica, ecco. Ecco, senta una cosa, sì. Lei, dato che, come aveva detto anche in altre interviste, è stata molto vicina al Trio Lescano insieme alle altre due del Trio Aurora, sì. Ci sa dire qualche loro particolarità nel carattere, nel modo di fare? Ma io ero molto amica del Trio Lescano, perché noi avevamo una venerazione per loro, loro erano già signorine, già, ecco, e noi bambine, e posso dire che la Giuditta era quella che comandava il trio, era la più piccola, la più anziana forse, e comandava il trio, quello che diceva lei, le altre due, ecco. La Sandra era una gran signora, aveva un modo di fare che io l'apprezzavo per la signorilità che aveva, e la Caterina era scherzosa, ma aveva una voce meravigliosa. Ecco, ricordo questo, il ricordo che mi è rimasto di loro. No, io rimpianti non ne ho per niente, ho rimpianto adesso del momento attuale, che quando ricordano anche Conti, che fa il suo spettacolo del venerdì, o altri che fanno spettacoli, ma mai una volta, pensare che le canzoni che io ho cantato sono cantate ancora adesso, le hanno fatte come cover tutti gli altri cantanti, Mina e tutti, eppure non una volta che dicano Lidia Martorana, ecco, non so, questa canzone è stata lanciata da Lidia, perché io ho lanciato decine, Paquito Lindo di Barzizza, l'ho lanciata io,
poi l'hanno rifatta tanti altri cantanti, però io non sono riconosciuta come cantante, come, e se farebbe piacere anche a me. Sono stata a Roma un anno fa e ho cantato perché un regista mi ha chiamata con la Clara Iaione, che purtroppo ho saputo che è mancata ultimamente, e con la Isa Bellini. Abbiamo fatto spettacolo per la Casa dell'Aviatore ed è stata una cosa bellissima, ho fatto un gran successo e ho cantato ancora perché la voce c'è ancora, ma non una volta, questo è il mio rimpianto, che non riconoscono perché, non so, si chiama Carlo Conti, mi sembra, sì, quello. non si documentano, ma diamine, per esempio Antonella Clerici ha fatto cantare due bambini che hanno cantato Amore Baciami, tutti e due, e ma documentati, dai a sapere chi l'ha lanciata in Italia in un momento molto difficile, nel 48-49. Documentati, Lidia Martorana, non c'è niente di male, anzi, molti anziani, io ricevo ancora le lettere adesso dagli anziani a casa, ricevo fiori, ricevo persino troppo, perché io non sono una donna modesta, io non so, sono stata sempre un amante del canto e un amante della voce di mio marito, perché Elio Lotti cantava in un modo meraviglioso, che noi, io mi chiamo Lidia Martorana Codognotto e sono, per mezzo di mio marito, la cugina di Natalino Otto. E diamine, quando io ero nel trio abbiamo cantato tanto senza sapere che poi diventavo una Codognotto. Ecco. E poi c'è un altro fatto, che nel 49 cantavamo, e io ero fidanzata ancora con mio marito, e cantavamo a Genova, c'era la Flo Sandos, e mio marito e io facevamo spettacoli tutti e tre in un locale alla sera a Genova, senza sapere che poi un domani tutti e tre ci chiamavamo Codognotto. E io, Natalino, veniva a trovarmi con la Flo Sandos, adesso per esempio la Silvia Codognotto, che è la figlia, mi ha mandato il libro di suo papà che ha scritto tutta la documentazione di suo padre, di tutto, è stata una cosa molto bella, con i dischi, con i CD, me l'ha mandato e mi ha telefonato. A me ha fatto tanto, tanto piacere, ma con Natalino certo che ho cantato e ho lavorato tanto, anzi lui mi aveva invitato nella sua casa discografica, io ero per la Cetra e lui per la Fonit, e mi aveva detto: Lidia, vieni qui alla Fonit, che vieni a cantare qui con me. Io non ho accettato sinceramente, anche questa è una cosa che dico solo a lei, anche perché dicevo, ma io veramente... La Cetra, io sono nata alla Cetra, e lui è alla Fonit, lui è bravissimo Natalino, io sembra che sia bravina, e ho fatto tanto successo anche con i dischi, ne hanno venduti una quantità, quindi se io vado con Natalino, non che non sarei andata, ma il mio pensiero era questo, vado con lui e, come si dice quando uno è bravo, due bravi si ammazzano uno con l'altro. Ecco, e quindi non ho accettato per quello, poi con l'andare del tempo ho accettato poi con la Odeon, che a Milano, ho cantato tantissimo e ho inciso tanti 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 dischi con la Odeon, molto belli, con le orchestre Kramer, Ceragioli, Più Beni, ecco, ho lavorato ancora tanto, tanto, solo che io avrei dovuto fare, perché Gianni Ravera mi aveva invitata, era un cantante ed era mio amico, no? Quando mi ha incontrata qui a Torino mi dice: Lidia, devi venire al festival, era appena iniziato e lui era il patron, Lidia devi venire al festival a cantare, devi venire. Io non dico scioccamente, io avevo avuto la figlia e mi interessava mio marito, e mi dice: no, devi guardare la bambina, eravamo un po' noi casalinghi, ecco, diciamo. E allora ho detto: no Gianni, guarda, magari più in là, ma adesso no. Ecco, avevo rifiutato, che non sapevo che rifiutare un festival di Sanremo era ammazzarsi da sola, uccidere il nome.
perché purtroppo era così ed è stato così. Però io i miei ammiratori, guardi, ammiratori anche di giovani, giovanissimi. C'è un ammiratore che è venuto con la mamma a sentirmi e mi chiedeva la storia di tutti, che era un pezzo che io avevo lanciato molto bello, sempre di Vittorio Mascheroni. E mi ricordo che io avevo sentito dire nella gente che batteva, che io ho fatto anche un po' di jazz, e quel volta lì, un anno fa, ho fatto sentire anche un pochettino nelle mie canzoni, ecco, quello che sapevo fare. Questo ragazzo aveva detto: mamma, portami a sentire queste cantanti, che adesso questo ragazzo è un collezionista. Però aveva detto, la mamma, proprio lì in mezzo alla gente, dice: signora Martorana, potrebbe cantarmi la storia di tutti, perché mio figlio ha compiuto gli anni e vorrebbe come regalo, mi ha detto, non voglio niente, ma fammi sentire la Martorana che mi canta la storia di tutti. E guardi che questo è il più bel complimento che ho avuto, bello, bellissimo, sei un ragazzo ancora adesso, perché io ero già moderna, non ero le cantanti di una volta, capisce, io avevo un po' cambiato lo stile. E questo ragazzo è diventato un collezionista, un mio collezionista, veramente, di tutto quello che io ho, e in tutti i posti del mondo che va, è stato in Spagna, in Inghilterra, una cartolina mi arriva da questo ragazzo, che può essere mio pronipote addirittura. Io sto diventando bisnonna. Sono tutte cose, io sarò stata molto semplice nella vita, però sono cose insieme alla musica, perché io vivo di musica, ancora adesso. Io se sento un pezzo, perché canto molto in inglese anche, e il ritmo, lo swing, ma molto in inglese, i pezzi più belli in inglese io li faccio. E ho fatto delle serate qui ultimamente intorno a Torino e mi sono meravigliata. Mi sono meravigliata, anche le mie figlie hanno detto, ma mamma, guarda che non credevano, perché io ho fatto, non so, i pezzi di Michael Bublé, non so, il Tetto di You, tutte queste cose, Blue Moon, fatto a ritmo, e la gente ha accettato molto. Però sa com'è, se avessi avuto, non so, una trasmissione tipo quella che Conti presenta, così, averla fatta anch'io, perché il mio posto c'era lì dentro, il mio posto era, l'avevo conquistato. Allora se lui si documentava, una volta che qualcuno mi sentiva ancora come canto, potrebbe dire, ma guarda la Martorana, ha 83 anni, che io li faccio dopodomani, 83, però come canta? Il Signore mi ha dato questa grazia proprio di lasciarmi la voce. È stata una cosa bellissima. Amore, baciami, baciami, baciami. E forse stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace stare racchiusa in te e godere.